Domani 10 ottobre c'è l'ultimo appuntamento dei 6 incontri dedicati al mondo della comunicazione organizzati al Teatro Maria Luigia di Bardi dall'Associazione Il Cammino Valceno, dal Comune in collaborazione con Pier Giorgio Armani. Domani sarà il turno della lettura dell'immagine fissa, idealmente dinamica e realmente dinamica. Che cosa si intende per lettura strutturale? Un incontro anche in questo caso mirato ad offrire conoscenze di base per acquisire la percezione della reale entità del fenomeno costituito dalla massiccia ed incisiva presenza dei mass media nella nostra vita. Si comincia come sempre alle 20:30. E adesso parliamo del convegno che si è svolto domenica scorsa in concomitanza con Autunnando di Valle in Valle a Bedogna e che era incentrato tra il connubio tra ambiente ed enogastronomia. Che il connubio tra ambiente ed enogastronomia rappresenti un polo di sviluppo per la montagna non è più solo un'ipotesi teorica, ma un fatto concreto sostenuto con dati statistici che mostrano la costante crescita in Alta Valtaro sia di visitatori giornalieri che di presenze nelle strutture ricettive. Dati statistici che sono stati illustrati nel corso del convegno Agricoltura e Turismo Sostenibile, un progetto per la montagna, organizzato presso il Centro Civico della Peschiera Bedonia da Agriturist Confagricoltura di Parma, in concomitanza con la manifestazione fieristica Autunnando di Valle in Valle. L'idea del convegno partiva dal fatto che ci può essere questa connubio fra un'agricoltura di qualità e un turismo lento che sappia vivere il territorio, come dire, andando a cercare le piccole cose ma importanti. Questo è un turismo che c'è soprattutto con clientela estera che è assolutamente molto interessata ad ambienti come il nostro. Con la nascita del Consorzio Parma Agriturismi, con la nascita del gruppo escursionistico ambientale, sicuramente ci sono delle opportunità in più nella nostra zona per portare questo tipo di turismo e per riuscire anche a vendere i nostri prodotti agricoli a una clientela che sappia, come dire, cogliere queste opportunità. Un ruolo fondamentale in questo progetto lo stanno svolgendo il Consorzio Parma Agriturismi e le guide ambientali escursionistiche. Nato un anno e mezzo fa con 9 soci fondatori, il Consorzio Parma Agriturismi raggruppa attualmente 12 aziende e sta cercando di espandersi verso la Bassa Valle e la pianura per mettere in sinergia tutto il territorio provinciale allo scopo di valorizzare le varie realtà sia enogastronomiche che di produzione agricola. Diciamo che l'occasione di oggi vuole essere proprio divulgare un progetto non solo turistico, ma che va dall'agricoltura al turismo, alla storia, alla cultura, cioè mettere in correlazione, partendo dal Museo Nazionale Giuseppe Verdi, Terre Verdiane, Parma città e le altre realtà turistiche che già insistono sul territorio. Intanto un riscontro eccezionalmente positivo l'ha già registrata l'attività del gruppo guide ambientali escursionistiche, che ha organizzato durante l'estate appena trascorsa un consistente numero di visite lungo i percorsi più suggestivi della Valtaro Valceno. Noi stiamo avendo grossissime soddisfazioni da questa nostra attività, che non è l'attività principale, che è una passione che sta diventando però anche in parte professione. Stiamo capendo che il ruolo della guida ambientale escursionistica è quella di far funzionare il territorio, quindi di mettere insieme tutte quelle che sono le buone pratiche del territorio, tutte le cose che funzionano e di farle collaborare insieme. Noi facciamo le escursioni, cerchiamo di far conoscere le persone delle frazioni, cerchiamo di far conoscere non soltanto i luoghi ma anche la storia che ci sta dietro i luoghi. Alla fine delle escursioni facciamo sempre delle merende facoltative nei punti turistici più interessanti, negli agriturismi, nei ristoranti, in modo da far conoscere anche gli operatori turistici. Cioè, questo è un bel sistema territoriale. Il progetto sta infine avendo il convinto patrocinio della provincia, che lo sostiene anche economicamente attraverso gli strumenti messi a disposizione dall'Unione Europea. Le cose che sono state fatte sono essenzialmente legate a due settori. Uno, il piano di sviluppo rurale, quindi è un discorso strutturale legato proprio all'attività agricola vera e propria. Il secondo, che è estremamente interessante, è legato al turismo enogastronomico. Vuoi perché Parma è conosciuta e riconosciuta a livello mondiale sul discorso alimentazione e cibo, vuoi per anche la bellezza del territorio, che è un territorio che va e deve assolutamente essere riscoperto. Turismo enogastronomico di cui
gli agriturismi, per quello noi abbiamo appoggiato fin dalla nascita, anzi abbiamo stimolato fin dalla nascita il consorzio agrituristico parmense, perché l'agriturismo rappresenta un po', diciamo, la sentinella di un territorio, il biglietto da visita di un territorio, per cui è nostro obiettivo, compito anche nel nuovo piano di sviluppo rurale che sta per essere applicato, sta per essere in qualche modo esplicitato, continuare ad appoggiare quello che è il lavoro degli operatori del settore. È stata una bella rimpatriata proprio negli ultimissimi giorni di sole e di bel tempo per Borgotaro, quella che il dottor Livio Verti ha fatto con i suoi compagni di inizio corso di laurea di medicina, che si è tenuto, pensate, ben 35 anni fa presso l'Ateneo di Parma. E accadeva tutto questo nel 1978, come dicevamo sono trascorsi 35 anni, ma vedrete dalle immagini la voglia di ritrovarsi, la felicità di essere di nuovo insieme, erano davvero tante. Esistono molti modi per fare attività di promozione turistica, un'attività che non è necessariamente riservata alle istituzioni o alle associazioni specifiche del settore, ma può essere svolta in modo indiretto anche da privati cittadini con le più disparate iniziative. Tra queste va senza dubbio annoverata quella promossa dal medico borgotarese Livio Verti, che ha organizzato nel capoluogo valtarese una rimpatriata tra i suoi ex compagni di università per celebrare il 35esimo anniversario dell'inizio del loro corso di laurea in medicina presso l'Ateneo di Parma, avvenuto nel 1978. Eravamo compagni molto, molto uniti, abbiamo faticato molto, però ci siamo anche divertiti in tanti anni e adesso c'è ancora un'amicizia molto forte. Anche le persone che sono sparse in mezzo Italia, che hanno fatto carriera, primari, ricercatori, universitari, una addirittura viene da Boston, così hanno aderito con grande entusiasmo a questa mia idea e ci siamo tutti, adesso siamo una trentina di vecchi compagni di università che si ritrovano a festeggiare i 35 anni dall'inizio dell'avventura. Cosicché un cospicuo numero di persone, diverse delle quali molto influenti, hanno potuto conoscere Borgotaro e il suo territorio, con l'augurio che in seguito ne parlino ad altri, visto l'apprezzamento dimostrato verso l'iniziativa. Livio ha fatto una cosa straordinaria, aiutato forse oggi dai mezzi elettronici, è riuscito a raccogliere un numero enorme di compagni di studi legati dagli anni più belli della nostra vita, quelli passati all'Università di Medicina di Parma. E quindi non potevo non accogliere questo invito. La vita mi ha portato a allontanarmi sia dall'Emilia Romagna che dal lavoro tradizionale del medico, ma il richiamo degli anni alle università è stato troppo forte. Quindi davvero, pur girando il mondo, due settimane fa ero ad Amsterdam, fra una settimana sarò a Londra, settimana prossima, riuscire a tornare in tempo da Boston, dove c'è il crogiuolo della biotecnologia del mondo, e venire a Borgotaro sembra un salto importante, però l'affetto e le emozioni sono tante. È molto bello andarsi a ritrovare e riscoprire da ex studenti universitari uno spirito da ex studenti liceali, che adesso trovi con molta difficoltà, ma noi di fatto eravamo l'equivalente di una grossa classe di liceo, un pochino più monelli, ma con tanta voglia di fare, e a quanto pare i risultati sono venuti fuori. Era un bel modo di andare a fare l'università all'epoca, perché voleva dire portarsi dietro uno spirito di corpo molto bello. Speriamo che questo continui, noi l'abbiamo fatto e grazie a Livio permetterci di ricordarlo. Si intitola Oggi pomeriggio ti racconto io, l'appuntamento previsto per sabato 12 ottobre alle ore 15 in biblioteca comunale a Fornovo in collaborazione con l'illustratrice Cecilia Mistrali. Si raccontano e si disegnano le filastrocche della tradizione. Se volete saperne di più chiamatelo 0525 400 248. Siamo al meteo per domani, 10 ottobre giovedì, al mattino nuvoloso con deboli moderate precipitazioni, al pomeriggio e in serata estensione delle precipitazioni a tutta la regione, localmente anche a carattere di rovescio temporalesco. Le temperature rimangono stabili o in lieve aumento, le minime tra 10 e 12 gradi, le massime tra 14 e 18 gradi, i venti saranno forti sui rilievi.
Vi lascio con la programmazione serale di RTA, si comincia intorno alle 20.45 con Mille Voci e poi il nostro TG. Grazie per l'ascolto, buon proseguimento, torniamo domani, arrivederci.